E grande successo per il quarto Dog Day a Spoleto, il memorial che ricorda Andrea Arcangeli Conti, un ragazzo che perse la vita proprio la notte della vigilia di Natale per soccorrere un cane investito. Il servizio è di Luca Panichi. Per Vegan OK TG News, oggi siamo a Monteluco, a questo memorial splendido che ricorda Andrea. Andrea Arcangeli Conti, sì, che nel 2006 purtroppo, la vigilia di Natale, viaggiava verso Spoleto, da Foligno verso Spoleto. E che cosa è successo? Che un signore ha investito questo cane che era un po' vagabondo, a un giorno che girava lì questo canino vagabondo. E che cosa è successo? Che questo cane cercava di vincolarsi per alzarsi, ma sicuramente si era rotto qualcosa. Allora che cosa ha fatto? Lui col giubbetto è riuscito a prendere il cane, è andato a prendere questo canino in mano, però è sopraggiunta questa macchina, l'ha presa tutta e due, l'ha sbarrantata nella parte opposta e purtroppo non c'è più. Beh, noi siamo rimasti molto colpiti da questa storia, però ci testimonia anche quello che vuol dire l'amore incondizionato per gli animali, e le persone qua oggi stanno a testimoniare che la sua traccia è eterna. A noi ci è rimasto da fare questa cosa per Andrea e lo facciamo ben volentieri. Anche noi amiamo gli animali. Lui ha seguito un po' la nostra scia, insomma, ecco. Quindi questi eventi servono poi per continuare a crescere insieme ai nostri amici a quattro zampe. E da Monteluco, linea studio.